Ciao ragazze, benvenuto, bentornata sul mio canale, io sono Louise e continuiamo con i video della serie autunnale. Infatti la scorsa settimana, sperando che sarò riuscita a caricare questo video una settimana dopo, ho caricato il primo video che era il premio per il mese di ottobre, che se non avete ancora visto vi invito ad andare a vedere. E il video di oggi invece è un video haul dove vi mostro lo shopping autunnale che ho fatto una settimana fa, più o meno, da Primark a Firenze. E sono tutte cose molto carine, molto autunnali, quindi ci tenevo a condividere con voi. E vi dirò capo per capo i prezzi, perché ho ottenuto lo scontrino, e basta, direi di iniziare subito. Allora, primo capo che vi mostro è questo che indosso, direi la star di questo haul, la cosa che più mi piace, direi. Questo è un maglione che quando l'ho visto ho detto ok, lo devo prendere perché è troppo bello, mi piace veramente tanto, mi dà proprio un senso di autunno che, boh, io sono troppo felice, vi giuro, quando metto questo maglione sono troppo felice e tutte le persone che mi stanno attorno possono confermarlo, perché ogni volta che lo metto sorrido sempre, ecco, mi sento in pace con me stessa. E quindi questo super approvato, è un po' appunto crop top, nel senso, no crop top, nel senso è un po' più corto di un taglio normale, però pantalone a vita alta e si vola. Quindi capo numero 1, super approved, e il prezzo è 19€. Ah, e devo dire che non è proprio chiarissimo dallo scontrino cosa è cosa, quindi potrei sbagliarmi nei prezzi, però bene o male, insomma, non dovrei sbagliarmi troppo, massimo di qualche euro. Al massimo faccio qualche ricerca e vi lascio il link di tutto quello che trovo nell'info box con i prezzi giusti. Poi, prossimo capo che vi mostro è una sciarpa, perché ovviamente in autunno inizia la stagione sciarpe, sciarpone, più verso l'inverno, ma anche in autunno abbiamo bisogno di sciarpe, quindi non potevo non prenderne una e ho preso questo colore giallo, un po' un giallo senape, e mi piace un sacco, ovviamente. E questa in realtà l'ho presa da Primark a Edimburgo quest'estate, però ecco, era in vista di quest'autunno, poi Edimburgo faceva freddo, quindi era come se fosse autunno, e comunque l'ho rivista nel Primark, quello di Firenze, dove l'avrei comunque ricomprata, quindi ve la mostro comunque. Ed è molto grande, insomma, lo stile di sciarpa che va adesso, un po' coperta, temporosa, come ci piace a noi. Questa l'ho pagata, mi ricordo, 4 sterline, quindi circa 5€, una cosa del genere. Poi, altro capo che ho preso è una camicetta, che è questa qui, e questa è abbastanza interpretabile, nel senso che potrebbe essere sia primaverile che autunnale. E, però in realtà a me ricorda molto l'autunno, ha questo fogliame un po' colori spenti, nonostante che fa un po' contrasto con questo giallo di sottofondo, che è comunque un giallo abbastanza soft, non vibrant, quindi io l'ho presa, ecco, mi piace. E poi la cosa che mi piaceva molto era le maniche, come sono fatte, che hanno un po' questo dettaglio, un po' di foiselle. Ovviamente io non me ne intendo di moda, quindi sto dicendo parole un po' a caso, però mi piaceva, anche il colletto carino, e quindi l'ho presa assolutamente. E il prezzo di questa camiciola è stato di 13€. Passando ai pants, ho preso due pantaloni, e tutti e due neri, mi mancavano dei pantaloni neri, allora li ho presi. Uno sono questi qui, che sono materiale abbastanza quello, materiale easy going, ecco, tipo, insomma, che possono essere resi eleganti ma anche comfy, insomma, quei pantaloni lì che possono essere abbinati in modo elegante ma comunque sono comodi. Questi non li ho ancora messi, quindi c'è il prezzo, e costavano 8€. E mi piacciono molto, sono neri, semplici, stretti in fondo, molto tranquilli. E gli altri pantaloni che ho preso sono dei pantaloni jeans normali, stretchy, skinny, direi, skinny waist, e molto carini, cioè sono dei pantaloni neri semplicissimi. E intanto che ci sono, questi li ho messi l'altro giorno, e ho preso anche questa cintura, che è da un sacco che cercavo queste cinture, quelle che vanno adesso, che si vedono un sacco in giro,
su internet, però nella vita reale non le trovavo, cioè trovavo delle varianti un po' più brutte, e invece io la cercavo così semplice, con questa cosa qui, e finalmente l'ho trovata. Quindi top. Pantaloni venivano 13, la cintura 5 euro mi sembra. Poi, passando a dei giubbotti, delle cose proprio un po' più calde per quando inizia a fare ancora più freddo di adesso, ma non troppo, sempre comunque stile autunno, ho preso un giubbotto nero, molto tranquillo, però è abbastanza elegante, ecco, mi piace perché ha una nuance di eleganza, se non so se mi spiego. E molto carino anche questo. L'unica cosa è che cioè come si chiude mi fa abbastanza cagare, nel senso che sembra una roba molto, una porazzata, ecco, nel senso, prevedo che si romperà tra poco, però poi l'ho pagato 20 euro, quindi non posso pretendere la qualità più alta del mondo. Avrei, insomma, preferito dei bottoni normali, però nel complesso mi piacciono molto. I told you. Take whatever you want. E poi ho preso anche un impermeabile. Questo in realtà l'ha preso mia mamma, ma insomma lo sto utilizzando anch'io, quindi lo inserisco nell'haul. E mi piace un sacco perché è stile impermeabile, e però comunque molto stylish, questo color verde, verdone bello importante, sì mi piace tanto, molto approvato. E invece questo impermeabile veniva 19 euro, quindi questo è tutto quello, tutte le cose di abbigliamento in sé che ho preso. Poi ho comprato anche qualche altra cosina più piccolina, ovvero una collanina, questa qui, è stile coin, tipo moneta, queste vanno molto adesso e mi piacciono tanto. Questa l'ho pagata 3 euro. Ho preso una borsettina carina piccolina, che è questa qui, e mi piace veramente un sacco, perché ultimamente sono molto into le borse piccole, che si mettono, che stanno un po' davanti, che danno quel look un po' elegante e sbarazzino allo stesso tempo. E tra l'altro questa è la misura perfetta, perché comunque ci sta la bottiglietta d'acqua che io devo sempre portarmi in giro, e purtroppo quando uso queste utilizzo la bottiglietta di plastica, perché quella che uso sempre, ovvero questa qui, non ci sta perché è da un litro. Però comunque ci sta tutto quello che mi serve, quindi bottiglietta d'acqua, portafoglio mio grande, enorme, quindi non devo travasare robe in portafogli più piccoli, chiavi, insomma quel che è. Quindi molto approvata, mi piace, e questo colorino marroncino mi piace, con questi dettagli oro, insomma, proprio un bel look. L'ho pagata 12 euro. Poi ho preso un quadernino, ovvero questo qui, con scritto bla bla bla, e questo l'ho pagato 2,50 euro, ed è semplicissimo, a righe. Non l'ho preso sicuramente per farci robe complesse, robe mistiche, cose che farei nel bullet journal, perché la carta è una qualità abbastanza di merda, quindi non posso pretendere tanto da questo. Però comunque pensavo di utilizzarlo, insomma, non per cose particolari, per, non so, health journal, magari per fare del journaling in generale, insomma, l'avevo preso perché avevo bisogno di un quadernino così a caso. E infine, come accessorio un po' alla caso, ecco, ho preso questo qui, ovvero il guanto in silicone per pulire i pennelli. Io avevo già una cosa del genere, ovvero questa qui, che avevo preso da AliExpress, mi sembra 2 o 3 anni fa, ve l'avevo mostrato nell'haul delle cose che avevo preso su AliExpress 2 o 3 anni fa, e il problema di questo è che è minuscolo, nel senso, sta fino a qui, e quando pulisco i pennelli è sempre un po' una sbatta, perché, cioè, ho sta parte qui, devo concentrare tutto qui, quindi non è comodissimo. Quindi ho fatto l'upgrade alla madre di quel cosino, che occupa, che ti prende tutta la mano, quindi molto più semplice, più facile, e l'ho provato e mi piace, direi. E questo guanto l'ho pagato 4 euro, quindi
Questo è tutto quello che io ho comprato da Primark e io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, se adesso volete andare a fare un saltino da Primark a prendere qualcosina. E mettete mi piace al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video, sempre tema autunno. Ciao! Oh, shit, my cactus died.